Benvenuti al secondo round di Rapper Italiani in poche parole. Un format che io ho fottuto a Yotobi, ma che siccome il karma è un figlio di puttana, a me l'hanno fottuto. 17 pagine, 55 utenti random di Facebook e qualche altro YouTuber. E la cosa triste è che avendolo fottuto a mia volta non posso dire niente. Iniziamo. Facciamo gli auguri a Jason, avanti un bel applauso. Mamma mia, quando spacca, è andato al To The Beat e poi ha fatto delle altre cose, ma lo rispetto e lo nomino sempre, quando in realtà non l'ho mai seguito. Cazzo, ancora aspetto il secondo disco con Mr. Phil. Beh, una specie di secondo padre per tutti noi. Certo, anche se i nostri padri non credo che usino la parola merda così spesso. Perché tutti lo chiamano Brian? Che underground repatana. Cosa. Fratamo! Ma ha fatto anche altro. Mi capisci, zi? Continua. Ma prima o poi li dovrai pur finire, sti cazzo di giochi di parole. SMS alla Madonna sarebbero bestemmioni. Vogliamo il duetto con Cristina D'Avena. Io non ho mai capito perché, nonostante ci abbia proposto sempre rap fondamentalmente di qualità, viene sempre associato ad altri rapper che fanno musica per bimbi minchia. Ta-da! Ma storicamente Rude MC a qualcuno è mai piaciuto? Minchia, adoro quelli che ben pensano e... basta. Trova le differenze. Capisco un cazzo di quello che dice, però dicono tutti che è bravo, quindi ok. Secondo me una delle potenze più potenti delle potenze, che comunque è rimasto molto sottovalutato. Salvatore dell'hip hop, santo, king, leggenda, però hai rotto un po' il cazzo che su Facebook te la prendi con tutti. Basta! Sono 10 anni che fai strofe da paura? Hai prodotto beat fighissimi? Sei uno dei più forti MC d'Italia? Frega un cazzo, l'importante è che è uscito il disco della crema e la gente si vanta di ascoltarti da quando è uscito quel disco, per il resto. Ehi, aspetta. Ma è un rapper? Ma non era quello che faceva i video su YouTube? Super Sciallo! Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti! Eh? Vabbè, l'ho ascoltato ai tempi degli inquilini, non è un porca troia merda cazzo. Una leggenda, un pilastro, un pioniere del rap italiano. I ragazzini di oggi si fanno belli vantandosi di non averlo mai ascoltato. Esatto, il mondo sta andando a puttane. Mare! Ce n'è! Scontata, ma non ho resistito. Disco party. È la Champions League, la Champions League. Le donne e il calcio. Ma chi cazzo sono i sangue misto? Secondo me in un futuro non troppo lontano ci sarà la polizia del sacro hip hop che è come distintivo ora questo. Qualcuno mi dice chi sono i sangue misto? Chi è Greta Menchi? Perché tutti dicono che vado fuori tempo? Two fingers up! Prossimo disco, niente, cioè possiamo rimanere qua, aspettiamo, speriamo. No? Vabbè. Ma quanto scopa Yoshi? Alla fiera del rap, per 2 soldi, un po' di stilo, lo scarso comprò. Lo so che ora dite minchiate, ma uno in teoria fanno rap, 2 se ho parlato ai gemelli diversi e nomino pure loro perché è la stessa cosa. Sì. Bene ragazzi, il video è finito.
Ringrazio Nitro che per la seconda volta ci ha deliziato con un piccolo cameo. E soprattutto ringrazio voi perché non mi aspettavo tutto sto feedback da un video fatto così per cazzeggiare. E niente, come al solito qua sotto vedete tutti i social, bla bla bla, sta cazzata mi sono rotto il cazzo di ripeterla. Magari ne registro una e la metterò in tutti i video, ma perché sto divagando, boh. Qua sotto vedete tutti i miei social, aggiungetemi, mettete mi piace, bla bla bla, iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, ci vediamo la settimana prossima. Bless!